Salve a tutti, ragazzi. Benvenuti in questo nuovo episodio di Conador tu Pantomime qua. Faremo un nuovo livello. Siamo 2 su 2, il regno blocca. Adesso stiamo procedendo bene con questa serie Let's Play, dai. Fino ad adesso non ho perso molto. Qua che cazzo c'è? Qua penso che si può cadere, eh. Andiamo. Ok, i nostri amici credo che hanno notato qualcosa di strano, tipo che l'acqua scorre al contrario, l'acqua della cascata. Il fatto ecco perché gli alberi sono secchi della foresta dell'albero qua. Cacchio, meno male che non sono caduto. Sono la figura di merda che facevo. Sotto. Ok, qua il pavimento è scivoloso, vedete? Stiamo attenti a fare cagate. Di non... Qua intanto abbiamo recuperato la vita, porca trona. No, cioè dai, ci ho appena recuperato una vita e l'ho sprecato, dai. Cioè vada da dove, fin dove arriva la sfiga, la mia sfiga. Appena recuperato, oddio, appena recuperato un'altra vita, no, meno male. Possiamo fare così. E cerchiamo di non fare altre cagate qua, quindi poi perdo troppe vite. Sarà dura battere il boss finale di sto gioco. Non ricordo se è facile o difficile il boss finale di sto gioco. A parte che non so se di qua si può salire direttamente. Proviamo a salire di qua. Invece sì, si può salire.
non so come si fa a vedere come quando sta del tempo oppure no. Un minuto di gameplay, allora, un minuto di gameplay. Dio. Ora dobbiamo saltare. Qua la Bandai ha copiato un po' Sonic 10, ok? Questa parte scivolosa della cascata ricorda un po' la build zone di Sonic 10, ok. Facciamo i brigati. Cara, io speravo che questa parete sia un base. Tra l'altro non so volare come avete visto. Cacchio, 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 cacchio. Ma tanto una vita in più. Meno male. Io, un pesce intrappolato. Lasciarli che fanno. Non vedo l'ora che arrivi l'8 luglio. Comunque, l'8 luglio dovrebbe uscire proprio l'8 luglio. Tanto non so nemmeno se si tratta proprio della remastered oppure remake, ma credo che probabilmente si tratta della remastered. Ok, al castello siamo ospiti indesiderati. Oggi abbiamo due vite qua. Ma come facciamo a fare un giro? Dobbiamo sempre copilare i dati da prima, eh. Ma dobbiamo prendere questi cosi. Se dovevamo farlo scontrare contro questi cosi di ferro, credo, non lo so. Cioè, a me non mi ricordo nemmeno. Poi dovrei farlo scontrare contro Pamela, eh. Dai, noi due. No! E ho perso. Affanculo.
noi deve farlo scontare contro Pamen, credo. Vediamolo. Speravo di evitarlo, ma quell'attacco. Ok, ho capito come si fa. Gli a noi due. Questo dovrebbe essere per forza uno degli scagnozzi di Carlos, però l'ho evitato. No. Ok. Dai, vedo che più o meno abbasserà altri due colpi e poi è andato. Probabilmente questo è proprio un episodio un po' lungo, rispetto agli altri piatti 3. Ok. Dai che sei fortunato. Pensavo che fosse difficile, invece no, non so, questa boss fight, vabbè, è un po' più difficile rispetto all'altra. Ok, vai, un altro colpo. Diciamo. No! Speravo di colpirlo. Mannaggia. Speravo di concludere qui questo episodio, mannaggia. Bene, solo questione di tempo. Ok, ce l'ho fatto. L'ha fatto calare. Ah, era, aveva. Ah, già è vero, era sprecato. Dio era stato ingannato da una magia di Gatus, eh. Tanto comunque la versione PlayStation 2 di Clonoa, non so come è stato doppiato. Ok, quindi nuovo livello qua, missione 3 su 1, si chiama Caravalla, allora. Ok, il servizio è durato un po' più a lungo rispetto agli altri 3.
Ok. Dai, termina qui anche questo episodio di Konoha Dour Tom Pantomime. Dal suo capo ne assieme tutto e ci becchiamo alla prova, che poi non so quanti episodi durerebbero, eh. Credo che non so quanti, ma probabilmente ne. Credo che ne durerebbero tipo una decina. Quindi termina anche questa Let's Play. Ci becchiamo alla prossima.